parte. Grazie, grazie a tutti e grazie agli organizzatori di questo evento, alla Festa di Scienza e Filosofia di Foligno, che è veramente un evento importante e bellissimo in un paese come l'Italia, che sappiamo non è tanto attento alla ricerca scientifica. Quindi, e grazie a tutti voi ragazzi per essere qui, quindi cercherò di non farvi rimpiangere la scelta di essere venuti a dedicare questo vostro tempo a questo tema qui, che come diceva la professoressa parla in effetti di futuro, perché c'è un futuro che va avanti molto velocemente. E è vero in tanti campi della ricerca scientifica. Ieri si era parlato di biologia e oggi si parla di tecnologia, e la ricerca sui robot sta avanzando a grandi passi. Come sta succedendo nella biologia, anche la ricerca sui robot tra non tantissimi anni ci coinvolgerà direttamente. Perché? Perché queste macchine stanno cambiando non solo molto velocemente, ma stanno cambiando in modo da poter lavorare sempre di più con l'uomo, vicino all'uomo, e quindi all'interno delle nostre case. Potremo permettercele probabilmente, perché potranno costare poco meno di un'utilitaria, si potranno prendere in leasing, insomma. Molti se le potranno permettere, così come oggi molti si possono permettere una piccola automobile. Perciò si aprono tanti punti interrogativi. Da un lato, come sarà vivere insieme alle macchine? Quali problemi ci porrà? Non soltanto a livello tecnico, non soltanto a livello della qualità della nostra vita, che forse potranno migliorare, ma anche a livello etico. Vedremo che non è una questione semplicissima. Ora comincio questa mia presentazione, però voglio farvi un invito. Non vorrei che fosse una lezione, perché non è una lezione. Io faccio la giornalista, tutti i giorni ho a che fare con notizie che parlano di futuro, che parlano di innovazione. E mi piace confrontarmi con dei ragazzi come voi, e quindi tutte le vostre domande sono assolutamente benvenute anche nel corso della presentazione. Alzate la mano e diventa una conversazione fra tutti su dei temi che ci riguardano tutti quanti. Quindi mi raccomando, non siate timidi. Allora, io comincio con il presentarvi uno di questi nuovi robot, e ho costruito una specie di carta di identità. Vedete che è un piccolo robottino nato una decina di anni fa, e in oltre 50 paesi viene utilizzato nei laboratori, ma anche nelle scuole, negli ospedali. Ha avuto perfino delle esperienze di lavoro. Adesso, in una rapida carrellata di immagini, vediamo un pochino quante cose ha fatto. Ecco, per esempio nelle scuole, vedete che c'è già un'interazione abbastanza diretta con i bambini. Lavora negli ospedali. Questo era un suo collega di lavoro nella reception di un albergo giapponese, un hotel di un parco divertimenti naturalmente, però insomma non c'è da scherzare più di tanto. E poi, vabbè, questa è una sua prestazione come calciatore, se vogliamo vederlo all'opera. Non riesco a far partire il video, comunque poco male. E quindi questo era soltanto un piccolo assaggio per farvi conoscere soltanto uno di loro, anzi un robot che è nato 10 anni fa, come abbiamo detto, e che ormai, anche se è molto utilizzato per la ricerca, mostra i suoi anni.
Ancora di più mostrano gli anni i suoi antenati, però conoscerli è interessante perché ci danno un'idea di come l'uomo si è posto nei confronti dei robot fin dall'inizio. Adesso io provo a far ripartire questo video, però può darsi pure che nel cambiare computer ci sia stato qualche problema. Vediamo se siamo fortunati. No, mi dispiace, i video non vanno. Peccato, ve lo racconto però perché è un episodio molto molto carino, molto semplice. Vedete questa macchina immaginata negli anni 40, una macchina proprio a livello sperimentale. E la eh no, sì, ma non c'è tempo per spostare tutto. Pazienza, facciamo a meno dei video. Peccato perché alcuni erano veramente carini. Comunque il robot va ad aprire, si sente suonare il campanello, il robot va ad aprire un postino. Se lo vede davanti, butta via il blocchetto, la carta, la borsa e scappa. E ecco, c'è stato sempre, fin dall'inizio, un grande impatto emotivo nei confronti dei robot, nel bene e nel male. Per esempio, ecco, questo era il robot George che camminava, vedete, insieme a una famiglia accanto a loro, c'era un rapporto sicuramente molto, molto amichevole. Così è stato nel decennio successivo e poi dopo ancora, vedete, robot che aiutano, robot che addirittura vengono abbracciati, che sono simpatici. Negli anni 70 ancora, anche negli anni 80 e poi nel 2000 la realtà comincia a diventare un pochino più complessa perché arrivano dei robot che sanno muoversi molto meglio, con maggiore sicurezza, che sanno fare molte cose contemporaneamente. Prima i robot avevano più o meno la capacità di fare soltanto determinate funzioni. Con Asimo le cose cambiano. E nel 2007 succede qualcosa di profondamente nuovo, vale a dire Bill Gates, lo conoscete tutti Bill Gates? Ne avete sentito parlare, il fondatore della Microsoft. Bene, 10 anni fa, che cosa dice? In un articolo su Scientific American dice che tra non molto tempo in ogni casa sarebbe entrato un robot. Ebbene, questa è la situazione, vera ancora oggi, nel senso che dal 2007, quindi da quell'articolo pubblicato da Bill Gates fino ad oggi, si è lavorato sostanzialmente in questa direzione. I robot, quindi, dalla fantascienza che poteva essere quella degli anni 50, ecco, qui vediamo un'immagine tratta dal film ispirato a Io Robot. E ve la faccio vedere questa immagine perché dà l'idea di robot da produrre in serie, proprio come le automobili, da produrre su larga scala. Certamente, nel 2007 ancora non era pensabile questo, ma i robot cominciavano a entrare nelle case. Questo robottino, per esempio, in quanti lo conoscete? Il Roomba che pulisce i pavimenti. Ne avete sentito parlare? Ecco, questo è stato il primo robot ad entrare nelle case e non va assolutamente sottovalutato. Sembra una cosa molto, molto semplice, ma insomma, soprattutto i ragazzi che studiano queste materie, che studiano tecnologia, sanno che nulla è banale nella tecnologia. Per cui dietro questo piccolo robot c'è un ricercatore dell'MIT che poi ha fondato l'azienda che tuttora produce il Roomba, produce tanti altri robot simili al Roomba e produce anche tanti altri robot per uso militare. E poi ecco il robottino che abbiamo incontrato all'inizio e questa volta è inquadrato all'interno di una famiglia. Cambia un pochino la prospettiva perché quella comincia a diventare un po' l'indirizzo. iCub è un robot italiano
Avete sentito mai parlare di ICAB, dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova? Allora, ICAB è diventato famoso perché è un robot bambino, nel senso che è un robot che impara, che sa imparare sempre nuove cose e impara a crescere, quindi proprio come fa un bambino. Quindi un robot capace di apprendere è sicuramente... Scusate, non so, ecco, è un robot che sa stare con l'uomo, al quale un uomo può insegnare a fare qualche cosa di nuovo. Qui lo vedete mascherato da indiano, per esempio, che aziona un arco. E poi Pepper nel 2014, quindi proprio pochi anni fa, è diventato il primo robot adottato da una famiglia. È successo in Giappone, naturalmente, dove l'atteggiamento verso i robot è già molto diverso da quello che possiamo avere noi, perché non dico che sono considerati come persone, ma possono essere molto più facilmente accettati come membri di una famiglia rispetto a quanto questo non sia possibile nel mondo occidentale. Ed ecco il cambiamento. Il cambiamento perché i ricercatori che hanno costruito questi robot che vedete li chiamano il robot portiere, il robot badante, sembrano programmati per queste particolari funzioni, ma la loro importanza è un'altra, è molto diversa. Sono robot molto economici e progettati in modo da poter essere prodotti su larga scala. Quindi sono dei robot che potrebbero essere prodotti in serie a livello industriale e questa è una novità ed è una novità di questi ultimi anni e non sono i soli. Questi robot sono nati in Italia, nella scuola superiore Sant'Anna di Pisa e questo è un altro robot R1. E questo è nato all'Istituto Italiano di Tecnologia. All'inizio, quando ancora non aveva un nome ed era in fase di progettazione, i ricercatori lo avevano chiamato semplicemente il robot di plastica e non era un gioco. Lo avevano fatto perché questo robot era fatto con materiali, naturalmente una plastica molto speciale, una plastica che non era la plastica che conosciamo, era particolarmente robusta e forte, grazie a delle nanoparticelle, quindi una plastica molto particolare, ma comunque un materiale abbastanza economico, tanto da essere prodotto in serie. Anche qui non resta che aspettare un investitore o un'industria, una grande azienda che dica sì, voglio investire in questo campo e cominciare a produrre i robot su larga scala. E il passo successivo potrebbe essere, mettiamo tra 10 anni, tra 15, poter comprare i robot domestici online oppure entrare in un grande magazzino. Così come adesso troviamo schiere di televisori, potremmo trovare schiere di robot e scegliere quello che ci sembra più adatto alle nostre esigenze. Per cui, ecco, è una realtà alla quale dobbiamo prepararci, perché questi sono cambiamenti che avverranno e che ci coinvolgeranno tutti direttamente. Allora, che cosa saranno questi robot con i quali avremo a che fare? Vediamo un attimo che cosa ci dicono i ricercatori. Sicuramente saranno vivendo nelle case, saremo portati ad avere nei loro confronti degli atteggiamenti nuovi, però quali potranno essere questi atteggiamenti? Li tratteremo come persone? Potremo giocare con loro come fa questo signore anziano? Un esperimento è stato fatto con questa signora di Roma, nonna Lea, che è una forza della natura, perché ai ricercatori europei che le avevano detto, signora,
trascorra un paio di settimane con questo robot, che vedete è un robot un pochino più semplice, ma che permette anche di comunicare con persone lontane, come un telefonino, diciamo, un po' high-tech. E la nonna Lea, poi alla fine della sperimentazione, ha risposto ai ricercatori che insomma che piuttosto era stata lei ad aiutarli perché aveva sperimentato questa macchina, ma si era trovata direi abbastanza a suo agio con questo prototipo. Quindi è un atteggiamento molto razionale quello della nonna Lea, sicuramente. C'è chi considera i robot, quindi degli smartphone con le ruote. Abbiamo visto il robot precedente, quello di nonna Lea, che sembrava un po' un grosso telefonino. Ecco, immaginate dei telefonini molto più complessi, vale a dire, avremo questi robot domestici ai quali potremmo far fare teoricamente moltissime cose, ogni cosa è un'app diversa. Quindi ognuno lo potrà programmare a livello di dettaglio che vorrà, che riterrà necessario, perfino un'app che dà le istruzioni su come dare la pappa al gatto. Potranno aiutarci così come vogliamo, saremo noi auspicabilmente a decidere come, dove e quando. Ecco, questo è un altro video mancato, mi dispiace, comunque era molto carino perché ci sono. Con il mouse? Non ho capito. Proviamo? No, no. Questa era una gara internazionale di robot, vedete, sono dei giganti, sono dei robot veramente all'avanguardia della tecnologia. Hanno tutti due gambe, quindi sono tutti umanoidi. Purtroppo fanno dei capitomboli tremendi quando si trovano su un terreno accidentato, oppure a esercitare una pressione, per esempio per aprire una porta, oppure per fare delle scale, perfino per scendere da un'automobile. Che cosa significa questo? Significa che non aspettiamoci per il momento di avere in casa dei robot umanoidi che abbiano delle gambe. Avranno delle ruote, perché? Perché le ruote sono più sicure, devono muoversi non soltanto tra i mobili o pensate tra i fornelli, no? Accesi, è molto pericoloso che una macchina cada a un certo punto. Sì. Se può interrompere 2 minuti perché c'è una classe che deve uscire perché non può stare qua. Va bene, sì. Così sicure. Quindi l'orientamento è quello di costruire questi primi robot domestici con le ruote. Restano in equilibrio, non cadono e sono più sicuri. Quindi sì, si muoveranno con delle ruote e sapranno fare molte cose grazie alle app, ma non soltanto. Perché? Perché sono tutti connessi in rete. Sono connessi al cloud e imparano dal cloud. Per esempio, facciamo un esempio molto banale, molto quotidiano, però è un esempio che mi hanno fatto i ricercatori che lavorano su questi robot. Poniamo che un robot debba sparecchiare, e si trova a prendere un'oliera, non sa che cos'è, non sa dove la deve mettere a posto, non sa che funzione abbia. Come fa ad imparare oliera? Gli si può spiegare, no? Oppure si connette in rete su internet, per esempio, no? Quante volte noi consultiamo internet per conoscere qualcosa che non sappiamo? Così fanno loro. Quindi sono robot che comunque potranno imparare molto, non dipenderanno soltanto dalle app che caricheremo noi, ma avranno anche un certo margine di autonomia, anzi, un ampio margine di autonomia. Potranno imparare molto e potranno farlo molto, molto rapidamente. E poi, ormai dalla fine degli anni 90, gruppi di ricerca di tutto il mondo, a partire dall'MIT di Boston, studia sulla possibilità di far esprimere emozioni ai robot.
vedremo più avanti che cosa significa questo. Questo che vedete era il prototipo, questo Kismet che vedete ha questi occhioni, abbassa le palpebre, le alza per fare lo sguardo stupito, sa sorridere, oppure inarca la bocca verso il basso come uno smilon per far vedere che è triste. Questi erano proprio i rudimenti. Adesso, tra poco, incontreremo qualcosa di molto più complesso. Bert ve lo volevo presentare perché è stato il protagonista di un esperimento assolutamente interessante, un esperimento che vedete abbastanza recente, e questo robot era stato addestrato ad essere un aiuto cuoco. Peccato che ogni volta doveva aiutare degli umani, dei gruppi di persone che volontariamente si erano prestate all'esperimento. Allora, con alcuni era un aiutante impeccabile, con altri era un pasticcione incredibile, nel senso che se doveva passare un uovo lo faceva cadere e così via, e rovesciava le creme che erano in preparazione. Alla fine, i ricercatori hanno sottoposto un questionario ai volontari che si erano prestati a questo esperimento. Allora, secondo voi, la domanda era, vi è simpatico Bert? Allora, lascio a voi la risposta. Hanno vinto i sì alla simpatia di Bert, oppure hanno vinto coloro che si erano irritati per tutti gli errori? Alzate le mani, se pensate che abbiano vinto i sì. E adesso un volontario che rompe il ghiaccio e mi spiega perché pensa che abbiano vinto i sì. Coraggio, su, no, non è una lezione, non è. Stiamo conoscendo insieme un qualcosa di nuovo. Allora, uno soltanto, perché hanno. Sì, tu, perché hanno vinto i sì? Bravo. Allora, la simpatia di Bert era più importante della sua efficienza, anche se combinava dei pasticci incredibili. Questo è molto interessante perché allora dobbiamo chiederci, ma noi che cosa vogliamo alla fine da questi robot? Che ci aiutino o che diventino dei nostri amici? Punto interrogativo enorme. Molti propendono per l'ipotesi degli amici, tant'è vero che il robot Pepper che vedete qui, il robot Pepper che vedete qui era stato ripreso all'interno di una festa di bambini in Giappone e questo purtroppo è un altro video che si concludeva con un'immagine molto suggestiva di Pepper che con la sua mano da robot stringeva piano piano la mano di una bambina che era andata vicino a lui ad accarezzarlo. E questo è un altro indizio su, cioè un altro tassello che noi dobbiamo tenere ben presente quando ci chiediamo cosa vogliamo da questi robot. E poi ecco che cosa sta succedendo. Vi dicevo prima. Le emozioni dei robot ci regaleranno delle belle sorprese, perché in Giappone, dove appunto c'è un atteggiamento molto diverso dal nostro nei confronti dei robot e delle macchine in generale, si tende a costruire degli androidi. Finora li abbiamo visti nei film di fantascienza, gli androidi, ma in Giappone sono una realtà. Come vedete, fanno gli attori, fanno anche i giornalisti, hanno delle facce molto plastiche che possono assumere le espressioni più diverse. Questo, per esempio, è lo stesso robot. Se voi togliete la parrucca, vedete che è identico. Ma c'è una versione femminile, una versione maschile che si contraddistinguono, oltre che per la parrucca, per il modo in cui parlano, per le espressioni che usano, per l'intonazione della voce.
Poi ci sono ricercatori che hanno intrapreso una linea di ricerca molto suggestiva, molto strana, cioè costruiscono degli androidi che sono i loro gemelli, li usano come laboratori diretti, anzi loro, gli stessi ricercatori diventano un laboratorio vivente per studiare il comportamento di questi robot, il modo in cui esprimono le emozioni. È come se si guardassero ad uno specchio, in uno specchio tecnologico in qualche modo. È una linea di ricerca che, ecco, questa è l'Università di Singapore, quindi non è diffusa soltanto nel Giappone, insomma nei paesi asiatici che fanno ricerca sui robot c'è questo tentativo di riprodurre delle sembianze umane a partire da esseri viventi esistenti, dei sosia tecnologici. Allora, che cosa succede quando i robot sono troppo simili all'uomo? Questo diagramma che vi faccio vedere corrisponde a una teoria che sinceramente non è accettata completamente dal mondo della ricerca, viene guardata con un po' di sospetto, ma neanche troppo, quindi diciamo viene considerata e riguarda la percezione, il modo in cui percepiamo i robot troppo simili all'uomo. A un certo punto diventano inquietanti, ci fanno paura, come se fossero quasi degli zombie. In Giappone evidentemente non è così, ma questa è una ricerca basata su tanti dati rilevati in tutto il mondo. Praticamente un'eccessiva somiglianza all'uomo è un elemento di disturbo. Quindi attualmente con tutte le novità che arriveranno e che stanno arrivando quotidianamente, ci sono almeno due atteggiamenti nei confronti dei robot. C'è chi ne ha paura, avrete sentito, avrete letto sui giornali anche molto recentemente che c'è tanta paura che i robot possano rubare il lavoro all'uomo. Ne avete sentito parlare? Coraggio. Siete troppo timidi, però poi con le domande le aspetto, le domande o le vostre considerazioni, perché è giusto che parliamo insieme di queste cose. Oltretutto, tra pochi giorni ci sarà una grande gara di robot qui a Foligno, quindi li conoscete da vicino, sono realtà che, insomma, con cui avete una certa confidenza, quindi è bello che ne parliamo insieme. Allora, ci sono gli apocalittici, quindi i robot sono dei nemici, possono rubarci il lavoro innanzitutto, possono andare fuori controllo perché possono a un certo punto prendere il sopravvento, e anche qui ci sono tanti film di fantascienza che ce l'hanno fatto immaginare un futuro così cupo. E poi ci sono gli entusiasti, quelli che i robot se li sposerebbero addirittura. Ora, qual è l'atteggiamento giusto? È di questo che vorrei parlare oggi con voi. Io vi dico il mio punto di vista, che i robot sono comunque una realtà con la quale avremo a che fare e che quindi dobbiamo intanto conoscerli, perché è importante farlo, perché entreranno ovunque ed entreranno nella nostra vita quotidiana. Pensate soltanto alle macchine a guida autonoma, sono dei robot anche loro in qualche modo, anzi a tutti gli effetti. E quindi sono già fra noi. E questo è il motivo, questa frase qui rispecchia un pochino quello che vi stavo dicendo, quindi anche i robot, anche tutto ciò che è tecnologia, è un frutto dell'attività umana e quindi come tale possiamo guidarlo a seconda delle nostre esigenze, imparare a controllarlo, ma sarebbe un errore, secondo me,
rifiutarlo a priori. Quindi io adesso mi fermo qui e però voglio sapere che cosa ne pensate voi. Allora, vediamo un pochino. Qualcuno di voi si riconosce in quei due atteggiamenti estremi che vi ho presentato prima? Allora, quanti apocalittici ci sono? Beh, nessuno è una bella notizia. E gli ottimisti a tutti i costi? Ok, allora insomma la pensiamo in un modo simile. Come siete timidi. Professoressa, scusi, le posso chiedere una cosa? Perché, visto che ho portato una funzione di sollevare l'uomo da posti faticosi, o meno faticosi, o sgradevoli, qual è la necessità che gli uomini hanno sentito di rendervi proprio simili a loro? Perché non sono rimasti strumenti che agevolano e abbiamo bisogno di un alter ego che ci assomiglia addirittura nelle emozioni? In fondo quello lo fanno anche gli attori, che mimano emozioni che non provano. Quindi qual è stata l'esigenza di unire l'utilità, cioè il fatto che ci sollevassero appunto le operazioni che non volevamo fare, che lasciavamo alle macchine volentieri, perché dovevamo sollevare le cose? Pensiamo che una delle prime applicazioni dei robot domestici, appunto di quelli che entreranno nelle case, è fare i badanti. Allora, se un anziano si trova di fronte a una macchina un po' troppo simile a una macchina, forse ha più difficoltà a entrare. Non pensiamo alla nonna Lea che aveva davanti soltanto una specie di grande telefonino, ma pensiamo a una persona anziana che abbia bisogno di un'assistenza un pochino più consistente, quindi magari di essere sollevato dal letto, trasportato, di avere qualcuno che gli dia delle medicine. Ecco che cominciano a comparire delle funzioni che sono indispensabili, per esempio dei bracci robotici. E poi forse una macchina può far sentire troppo a disagio. Quindi i ricercatori hanno pensato comunque di dare un aspetto che fosse più rassicurante, soprattutto per le persone come gli anziani, che in qualche modo sono più deboli alla tecnologia, per esempio. E qui l'esempio degli anziani mi fa venire in mente uno dei temi di cui si sta discutendo adesso. Allora, immaginate una persona anziana in casa con un robot, è da sola, e deve prendere delle medicine. Il robot scatta l'orario della medicina, si avvicina e gliela dà. L'anziano non la vuole prendere. Il robot che cosa deve fare secondo voi? Dimmi. Alza la voce oppure vieni qui. No, alza la voce. Alza la voce. Più sicuro. Se l'anziano vuole prendere medicina come un badante, se io sono un badante per mio nonno vuole prendere medicina, non è che col badante lo deve prendere e costringerlo. Se l'anziano vuole prendere medicina, non prende medicina, Allora, c'è il vostro, come ti chiami? Alessandro dice, se il robot non vuole prendere la medicina, se il nonno, scusate, se il nonno non vuole prendere la medicina, è giusto che il robot non gliela dia, perché è come se io assumessi un badante, no? E non posso dire al badante, dagli la medicina di prepotenza. Allora io faccio un'altra domanda. Se la medicina è un farmaco salvavita? Anziano sopra la lezione del robot, perché se no posso costringere un robot a fare quello che mi pare, perché intanto è la stessa cosa, perché non è come in un ospedale, anche se
io credo comunque nel diritto e uno può decidere quello che può fare la propria vita. Se mio nonno, anche forse mio nonno, non vuole prendere questa medicina, non vuole una medicina rispetto alla sua scelta. Ok, allora Alessandro conferma quello che ha detto prima, cioè il robot deve comunque rispettare la scelta dell'anziano, perché altrimenti rischieremmo di dare ai robot un'autonomia eccessiva. Vedevo un'altra mano alzata. E quindi un robot come lo programmeresti? Per funzioni secondarie, che riguardano la voce, vuole appunto quindi che di seconda vuole. Ok, quindi l'orientamento è quello di limitare in qualche modo l'autonomia dei robot. Ma voi sapete che esistono le tre leggi della robotica di Asimov, bravissimo. E la prima legge della robotica che cosa dice? Che il robot non deve recare danno all'umano. Bravissimo, il robot non deve recare danno all'umano per qualsiasi motivo. E se non gli dà una medicina lo danneggia. Allora, quello che Alessandro ha risposto, sì, ma lo danneggerebbe anche costringendolo. Quello che Alessandro sta facendo in questo momento è quello che stanno facendo tanti ricercatori che si stanno chiedendo: ma le tre leggi della robotica di Asimov sono ancora valide? O le dovremo riscrivere in qualche modo? Beh, io credo comunque il robot, il concetto in sé è comunque di aiuto all'uomo, quindi penso comunque l'uomo, l'autorità dell'uomo, comunque del cliente, comunque al robot, deve avere la precedenza. Quindi secondo me questa cosa di non regare danno sì, perché comunque devono essere strumenti e non armi, come linea di fondo, secondo me. Certo, e una delle questioni sul tappeto è proprio se i robot in qualche modo possono avere una specie di libero arbitrio, nel senso che l'intelligenza artificiale sapete che sta facendo grandi passi in avanti. Abbiamo visto che i robot possono essere collegati in rete, quindi immaginate dei sistemi di intelligenza artificiale come quelli che avranno i robot collegati in rete, quante scelte potranno fare, quante cose conosceranno, quante opzioni diverse avranno davanti. Allora dovranno essere in grado di poter giudicare, però rispetto a dei parametri che gli daremo noi. Ma questo implica un sistema di regole probabilmente molto più complesso rispetto alle tre leggi della robotica che per tutti questi anni sono state valide. Restano valide come principi di fondo, però dovranno in qualche modo essere rielaborate, perché le macchine che ci vivranno accanto saranno molto molto più complesse. Ecco, quindi i suggerimenti che potreste avere in questo caso quali sono? Secondo voi il presupposto di fondo quale deve restare per una macchina così intelligente e potente? Poi ho detto intelligente, in realtà i ricercatori non li considerano poi così svegli i robot, semplicemente pieni di conoscenze, pieni di nozioni. L'intelligenza è un'altra cosa, però si chiamano sistemi di intelligenza artificiale, molto rapidi, molto veloci. Ecco, qual è la regola fondamentale che se voi dovreste riscrivere le leggi della robotica, che cosa mettereste come presupposto di fondo? Grazie.
Forse potrebbe restare ancora valida la prima legge che dice innanzitutto rispettare l'uomo e la volontà dell'uomo, ma poi bisognerà mettere tante postille, tanti corollari per entrare in situazioni diverse oppure trovare dei nuovi principi generali. Insomma, mi rendo conto che è una domanda alla quale è difficile rispondere perché ci stanno lavorando tantissimi ricercatori in tutto il mondo, però ve l'ho posta perché appunto è una domanda che sa tanto di attualità, cioè è proprio un problema all'ordine del giorno. Mentre si costruiscono queste macchine più complesse, mentre i primi robot sono pronti a una produzione su scala industriale, ci si deve domandare poi che cosa saranno per noi queste macchine, come ci comporteremo, quali limiti di azione, quale libertà di azione dovranno avere quando avranno a che fare con l'uomo. Senta, un'altra questione che ha sollevato lei prima, lei ha detto, no, se i robot devono aiutarci o essere amici, ha fatto vedere per esempio l'utilizzo dei robot per una festa per bambini, oppure il robot che gioca con l'anziano. Però anche questo insomma è un aspetto un po' inquietante, cioè se noi ci dobbiamo basare insomma su intelligenze artificiali o androidi, quello che sono, che sostituiscano l'uomo. È un problema anche di solitudine, no, della società. Sì. Qual è la sua posizione al riguardo? Ma io penso che in ogni caso sono macchine, cioè i robot sono macchine e vanno considerati come tali. Per quello che mi riguarda, molto personalmente sono macchine simpaticissime, io li adoro soprattutto se un giorno a casa, tornando la sera dal lavoro, trovo un robot che mi dice è tutto a posto, è tutto pronto. Ecco, ma sono macchine che servono, macchine utili. Poi appunto i nostri atteggiamenti di simpatia, che pure possono esserci, devono essere molto controllati da questa consapevolezza che abbiamo a che fare con delle macchine. Per cui gli esperimenti che abbiamo visto degli androidi, degli actroidi, dei geminoidi, e certo, sono da tener presenti perché appunto in Giappone l'atteggiamento verso i robot è completamente diverso dal nostro, c'è molto di più la tendenza a personificarli, certamente penso che dobbiamo un po' farci le ossa, no? Farci prepararci a trattarli per quello che sono, quindi come delle macchine che possono essere molto, molto utili. Poi starà a noi fare in modo di non perdere il controllo. Quindi, così come battuta, direi che se i robot giapponesi sono tutti quanti ben regimentati, incasellati, ormai assunti dalla società, un robot italiano sarebbe un robot anarchico. Sarebbe più una macchina, sarebbe più un robot anarchico fino a un certo punto, perché poi, anzi no, sarebbe forse un pochino più programmabile, no? Avrebbe dei compiti molto più limitati. Ah sì, sì, in quel senso sì. Ci sono questi prototipi pronti in Italia. E naturalmente ci vorranno degli investitori disposti a produrli in serie. Diciamo che i presupposti perché i robot siano ormai costruiti e prodotti su larga scala ci sono tutti. Sì. Secondo me il robot deve essere una funzione robot deve essere abilitata
rispetto alla funzione che hanno l'uomo in questo momento. Invece l'uomo deve usare anche la sostanza. Questa che sollevi è una questione molto importante, perché anche in passato, quando sono comparse altre tecnologie, ci si è posti la stessa domanda, cioè le macchine rubano, diciamo, il lavoro dell'uomo, le macchine si impongono nella società. A volte le reazioni all'arrivo delle macchine sono state molto molto violente. Avete sentito parlare del movimento luddista che distruggeva addirittura le macchine, i telai, perché rubavano il lavoro agli uomini. Però a mano che le macchine sono arrivate, nella storia è successo che gli uomini hanno trovato altri lavori, lavori nuovi, che non esistevano prima nella società. E quindi ci sono ricercatori che stanno studiando proprio questo problema e che vedono con un futuro nel quale, per esempio, se un robot saprà fare tante cose grazie a tutte le app che potremo caricargli, dovranno esserci dei programmatori di queste app. Una professione che adesso non c'è, ma che un domani potrà diventare molto molto importante. E quindi io non ipotecherei il futuro così, starei un pochino più a, non solo a guardare, a prepararlo questo futuro, cominciando a pensare fin da adesso quali potrebbero essere i lavori nuovi che i robot potrebbero offrire all'uomo. Da un lato sicuramente faranno i lavori più sgraditi all'uomo, dall'altro, siccome dovranno fare dei lavori molto delicati, pensiamo a robot che accompagnano gli anziani per strada, li fanno attraversare la strada o li accompagnano da casa al parco o alla farmacia, allora non potranno essere completamente autonomi. Ci vorrà una specie di centralina di controllo di questi robot. Chi la gestirà? Forse delle macchine, ma prima delle macchine la gestiranno degli uomini, che potrà essere un'altra nuova professione. Oppure la manutenzione, sono macchine che lavoreranno 24 ore su 24, e sapete che sono macchine delicate, quindi bisognerà pensare a un modo per ripararle o per costruire dei componenti più resistenti. Questo è un altro lavoro, un lavoro che adesso non esiste. La paura che il robot a livello sociale possa in qualche modo, cioè ad un momento precedente, ad esempio di un canale, non sappiamo che il tuo amore confronti di una macchina che è molto simile, ad esempio noi sappiamo che il telefono è qualcosa che non è per niente simile a noi, anche se svolge molte funzioni che hanno, cioè, però la macchina magari il bambino che non sa ancora bene la differenza tra uomo e macchina, conoscendo i droghi magari, secondo me può essere qualcosa che praticamente non è naturale. Questa è una possibilità, ma le cose potrebbero anche andare diversamente, perché sapere fin da adesso che potrebbero esserci questi rischi ci permette di prepararci, per esempio anche di preparare un bambino ad avere un primo contatto con il robot che vive in casa. I bambini imparano tutto con un'estrema facilità, molto dipende dal modo in cui le cose si insegnano. Se un bambino impara a capire che si tratta di una macchina che si può spegnere, si può accendere, che fa delle cose che noi gli diciamo di fare, l'atteggiamento di partenza, io credo, sarà diverso. Un bambino che crescerà con un'idea di vivere accanto a una macchina. Però appunto la cosa importante è non farci prendere di sorpresa né farci vincere dalle emozioni. La paura è assolutamente comprensibile, cioè capisco,
e anzi giusto che ci sia, ma è un modo per farci delle domande e trovare delle risposte, perché sono convinta che ormai questa tecnologia andrà avanti perché comunque offre dei vantaggi. Quindi tanto vale conoscerla e anticipare le mosse. Sì. Scusa, bisogna essere preparati, anticipare. Noi sappiamo che la scienza, scacciata da ogni limite, da ogni pretesa di porre dei limiti alla ricerca e da ogni dimensione o caratterizzazione morale, abbiamo imparato anche alle nostre spese, può essere pericolosa. Ecco, la robotica si è posto un limite a questo proposito? Allora. Perché la domanda che Sì. Nello stesso punto. Cioè, la sfida più grande che la scienza, e in questo caso la scienza al quadrato o al cubo che è la robotica, dovrebbe accogliere, è proprio quello, fino a che punto è giusto. Cioè, domandarsi se è giusto, non se è utile, perché lei ha parlato molto spesso di utilità in in suo intervento, ma ciò che è utile non necessariamente è ciò che è giusto. E la priorità dell'uomo è sempre comunque una priorità, quindi un conto utilizzare come strumenti, un conto sostituirci, che è quello un po' che voleva dire lui, cioè perché l'esigenza di farci sostituire, in fondo le nostre prerogative, la nostra specificità è talmente unica e determinante tutto l'equilibrio, ciò che determina tutto l'equilibrio all'interno di cui siamo inseriti, perché? Allora, io penso che sono molto interessanti e molto, molto opportune. Io credo che molto dipenda dal concetto che abbiamo di conoscenza scientifica. La conoscenza scientifica, a mio avviso, è qualcosa di profondamente umano, è un'attività profondamente umana. Tanto è vero che in tutti i campi, ieri per esempio si parlava di biotecnologie, di genetica, oggi si parla di robotica, e in tutti e due questi campi, e sono solo due esempi, sono stati gli stessi ricercatori a imporsi delle regole, dei limiti alle loro ricerche. Quindi un conto sono le regole che la scienza si autoimpone e sulle quali, come vi dicevo, sta riflettendo tuttora, perché ci sono sì i ricercatori che si occupano di robotica per programmare i robot, per costruirne di nuovi e di più efficienti, ma ci sono tanti altri ricercatori di robotica che invece stanno proprio studiando, per esempio, l'aggiornamento delle leggi di Asimov, stanno studiando questa sorta di possibile libero arbitrio, tra virgolette, dei robot. I ricercatori sono in genere i primi a farsi queste domande. Il problema è il rapporto tra la scienza e la società, e spesso lì è un problema molto serio, perché spesso sono scollate, non si parlano, non si capiscono, non sanno comunicare. E allora nascono tante incomprensioni a quel punto, quindi la scienza viene percepita come qualcosa di estraneo alla società, non si conoscono nemmeno gli sforzi che fanno i ricercatori per darsi delle regole, ma spesso la società fa delle scelte dettate dalla sua forse impreparazione, oppure da altri motivi, da altre convenienze. Quindi secondo me bisogna avere molta prudenza nel puntare l'indice contro la scienza, perché il problema è nella comunicazione tra scienza e società. Cioè, se noi, infatti a me piace parlare ai ragazzi, piace fare il mio lavoro di giornalista scientifico proprio perché cerco di mettere in comunicazione scienza e società, perché troppo spesso vediamo che questo non avviene. Abbiamo assistito a dei casi tristissimi di stamina, avete sentito parlare tutti, immagino, no? Ecco, quello è stato proprio un cortocircuito tra scienza e società, con una società che considerava scienza cose che non lo erano affatto.
perché di fondo c'era una totale ignoranza delle regole di comportamento del mondo scientifico e del metodo scientifico. È suonata la campana, mi dite se possiamo andare avanti oppure se dobbiamo chiudere? No, scusate, non ho capito se possiamo andare avanti o no. Ah, ok. Allora, spero di aver risposto alla sua domanda. Grazie. Grazie a voi, grazie.